Che gioppo! Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. A sto giro si flamma. Si flamma perché? Perché sicuramente avete visto anche voi questo video di questa ragazza che viene molestata verbalmente 100 volte per le strade di New York. Questa che cosa ha fatto? Ha camminato per 10 ore nelle strade di New York e si è ritrovata molestata verbalmente per 108 volte. Tanto per cominciare, definizione di molestia. La molestia è quel comportamento che va in qualche modo a ledere o comunque sia a infastidire quello che vuole essere una libertà dell'individuo, in questo caso la libertà di girovagare per strada senza che nessuno ti rompa i coglioni. Quindi fondamentalmente stiamo parlando di molestie effettive. Però io vorrei lanciare un monito. In quel video, che vuole essere un riassuntone, immagino che all'interno ci saranno i casi più eclatanti, oltre a dei deficienti che passano e la pedinano per 5-10 minuti, ci sono anche dei ragazzi che semplicemente, sicuramente con dei secondi fini, ma semplicemente la incrociano e gli augurano una buona serata. Definirmi molestia questo mi sembra un pelo esagerato. Cioè, è chiaro che se io mi ritrovo, cammino per la strada e 100 persone mi dicono buonasera in modo consecutivo, allora io mi ritrovo in una situazione di difficoltà e mi infastidisce. Però è perché me l'ha detto 100 volte, non perché quel singolo individuo mi ha augurato una buona serata. Quello non puoi considerarlo, a mio avviso, molestia verbale. Non è giusto, è un'esasperazione. Questo è esasperare il problema. Questo video è stato realizzato dalla Holabek, che è un'associazione che si muove per appunto combattere le molestie verbali in strada, ed è un'ottima cosa. Però è chiaro che nel momento stesso in cui tu mi proponi questo video, dove oltre a quelli che sono dei, a mio avviso, veri molestatori, ci sono anche delle persone che semplicemente salutano, perdi di credibilità. Cioè, stai esasperando il problema più del necessario, perché basterebbe anche quella persona che prende e ti pedina. Non è che ci servono grandi cose. Quella persona che prende e comincia a fare degli apprezzamenti sessuali. Bastano queste cose qui. Non c'è bisogno di farmi vedere anche dei ragazzi che tentano un banalissimo, fra virgolette, approccio. Per quanto possa essere stupido, io non lo farei mai, andare da una ragazza e dirgli ciao bellezza, come va? Cioè, così no. Però tecnicamente, secondo questo principio, anche un ciao come ti chiami, anche questa è una forma di molestia. Non è possibile. Cioè, nel momento stesso in cui tu ti poni in questo modo, e allora qualsiasi forma di contatto umano, di scambio verbale può essere una molestia. Questo non è umanamente possibile. Non esageriamo il problema più del necessario. Non l'esasperiamo, anche perché purtroppo sia chiaro che questo qui è un problema prettamente femminile causato dagli uomini, e sono il primo a dirlo, per carità divina. D'altro canto è anche vero che volendo questo problema potrebbe essere risolto tipo nel giro di una settimana. Cioè basterebbe, per assurdo, che tutte le donne dicessero: ok, chi ha questi comportamenti del cavolo, molto semplicemente io lo ignoro. Tutte le donne. Cioè, se tutte le donne facessero questo, vedono quell'individuo e lo schivano sempre a prescindere, automaticamente il problema, secondo me, in una settimana si risolve. Però non è possibile. Non è possibile perché ci sarà sempre quella donna con, a mio avviso, bassa autostima, che si confonderà col coglione di turno, facendo in modo da fargli credere che questi suoi atteggiamenti siano validi, quando invece sono una merita stronzata. Con questo cosa voglio dire? Che purtroppo non è possibile negare lo scambio verbale umano quando non è contestualizzato a livello sessuale. Buongiorno, buonasera, non me lo puoi andare a indicare come molestia. Così come non è possibile impedire alle persone di avere delle interazioni, così come una ragazza che, sebbene questo sia palesemente un coglione, uno stronzo, forse un potenziale stupratore, quella ragazza comunque ci si confonde. Perché purtroppo ci sono anche questi casi. Ci sono purtroppo, ripeto, non sono tantissime, ma ci sono ragazze che più quello sembra potenzialmente pericoloso, sembra mafioso, sembra quello che ti pare,
è il garba. Puoi evitarlo? No. È triste? Sì. È come se è triste. Però questo non fa altro che portare avanti questi comportamenti del cazzo, tremendamente del cazzo. È un problema prettamente maschile, a volte favoreggiato da una minuscola parte femminile, minuscola. Detto questo, voi mi dite, buongiorno, buonasera, però è sicuramente con secondo fine. Io vi ripeto, sì, è sicuramente con secondo fine, ovvio che lo sia. Però se ne sentono tante, è vero, ci sono tante persone, i telegiornali, che poi hanno la particolare funzione di terrorizzarci, perché questa è politica del terrore, ma al di là di questo, i giornali ci fanno vedere, sentire in continuazione queste situazioni di queste donne maltrattate, eccetera, eccetera. Ci sono anche uomini maltrattati da donne, ma questo non fa notizia. Ma comunque ci sono tantissime donne che vengono costantemente maltrattate, violentate, eccetera, eccetera. Le persone hanno paura, è vero. Però è anche vero che siamo tutti innocenti fino a prova contraria. È anche vero che per un uomo che stupra ce ne sono altri 100.000 che non lo farebbero mai e che difenderebbero una donna a costo della vita. Quindi non facciamo per favore quella che è letteralmente una caccia all'uomo. Non esasperiamo più del dovuto i problemi. Perché questo è un esasperare i problemi, un eccesso di vittimismo, quando vittima è per davvero. Però se vai in eccesso, capite bene che tutto il discorso perde di credibilità e rischia di crollare. Questo non deve succedere. L'Hollaback si sta muovendo per un giusto fine, ma non si deve esagerare. Bisogna riconoscere i diritti di tutti, anche quello di un ragazzo di augurare un buonasera. Signori, per questo video è tutto. Se siete d'accordo con me, un bel mi piace. Se non siete d'accordo, un bel mi piace lo stesso. Ci vediamo con il prossimo flame.